Buenísimo, buenísimo. En el sentido, en el puesto donde cocina el señor Lucio y se respetan entre todos y por eso lo hago bien. No me piace un sacco cibo, quindi penso di essere al posto giusto. Con questo chioschetto è iniziato nel 2012, il 13 di ottobre 2012. Bueno, è sofferto come tutti, è appena arrivato, no? Però piano piano uno si va già sistemando. Però questo chioschetto mi ha dato nuovamente la vita. Salcipapa è patate con wurstel. Salci è di salciccia, del wurstel. Papa, patate. Sono arrivato a Tata nel 93 e ho fatto anche ambulante, ho avuto un negozio diverso. E nel 2012 è nata la Salcipapa, il Polo Broster, questo chioschetto. Un po' difficile che altra gente non capisca che uno deve inserirsi al paese che arriva, no? Di qua sì, mi chiamano ogni volta la nonaria, mi viene a controllare, ogni tanto mi fanno multa per farmi la multa e farmi sparire di questa zona. Mi hanno detto andate che non ti vogliamo vedere. Mi dicono che io sono il che occasiono questo raduno qua, e non è vero, perché io non vendo di birra né bibita, io solamente vendo mangiare. Mangiano qua tutti i paesi, sono italiani, cinese di tutti i paesi, turisti che arrivano perché guardano un chioschetto tipico del loro paese, anche il mio paese. E mangiano e poi c'è la salsa che le piacciono. Poi il pollo è al momento, non è che lo faccio prima cuocere, lo faccio al momento davanti a loro. Per non poner cura del prodotto, perché se tu non le metti cura sale il sapore diverso. Il cambio mio è un sapore unico, particolare, che loro lo hanno assimilato. La ricetta è la passione. Sì, ho la marinatura, metto le spezie, però poco. Pepe, aglio, cumino e mostarda. Non come altri negozi che fanno 13-14 spezie, no? Io faccio con 3 spezie e basta. Avere un olio pulito, una buona farinata e un tempo di cottura per il pollo, perché sono diversi. La ala con la coscia, la sobrecoscia sono diverse, non vanno uguali. Normalmente le aleta sono entro 8 a 10 minuti, massimo 12. E la coscia si sono 15 minuti perché è più grossa. Se avesse una frittrice a pressione, fino all'ossa si mangia quello con la coscia tutto. Quello si fa anche in 15 minuti, però forte, forte. E come lo vedi, viene croccante. Io la qualità sempre se olio d'oliva, però commercialmente si usa girasole. No, non ho avuto problemi. Il problema che ho iniziato all'inizio era che qua non si mangiava maiale, perché qua i musulmani. E la prima volta che ho uscito io facevo con patata grossa, patata solo, con wurstel di maiale, wurstel di pollo, perché in Perù si mangia il maiale. Ho deciso per il pollo tacchino, il più leggero, anche gli italiani lo assimilano. Ciao, grazie.